Muffa, umidità, intonaco cadente e tegole rotte. E questa è la condizione delle case popolari a Pescara. Per i recenti fatti di cronaca i riflettori sono puntati sul ferro di cavallo, l'amministrazione propone abbattimenti e l'opposizione invoca l'esercito. Nel resto del quartiere popolare di Rancitelli, però, nelle vie dove le istituzioni non vengono fotografate, il problema sicurezza sembra essere più in casa che nelle strade. Mi ricordo una volta, appunto, stavo facendo questo lavoro, mamma, oddio, che era un topo, che andava girando, uno, vado ad aprire lo sportello di là in cucina, buongiorno, mi ha detto, un topolino, stava là bello, pronto per uscire. Io vorrei sapere se il sindaco e il presidente della regione sanno dell'esistenza di queste case, perché non gliene frega niente a nessuno, e nessuno ne parla. E l'ATER dice che non ha soldi per queste case. Ma che stiamo a scherzare? Ma che si sono impazziti? A denunciare la situazione, a puntare il dito contro Comune e ATER, ancora una volta il grillino Domenico Pettinari. Pensassero a stanziare risorse perché queste case così non si possono vedere. Non è decente far vivere la nostra gente, però di questo non si interessa nessuno e nessuno parla di queste cose. La visita del 5 Stelle però è stata interrotta dalle proteste di alcuni residenti che hanno accusato Pettinari, così come gli altri politici, di presentarsi nei quartieri periferici solo per fare campagna elettorale, speculando sui drammi della povera gente. Facciamo demagogia. Sì, la state facendo. Viene oggi Domenico, dopodomani viene Pinco Pallino, dopodomani viene un altro e ognuno narra una sua storia, chiaramente così. Poi nessuno, perché poi nei fatti io vorrei vedere a seguito di queste denunce che cosa viene fatto concretamente. Io personalmente poi ognuno facesse quello che vuole, ma non vado a delegare ad altri quello che dovremmo fare noi.